Parliamo dei fagioli, uno dei legumi più conosciuti e consumati in tutto il mondo. Li possiamo trovare freschi, secchi, surgelati, in scatola o sotto forma di farina. Io sono Maurizio Musano e qui sul canale parliamo degli alimenti vegetali. Storia, proprietà, benefici, curiosità, modalità di utilizzo in cucina. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dicevamo, i fagioli. Ne parliamo dopo la sigla. I fagioli provengono dall'America centrale, dove le prime tracce risalgono a circa 7.000 anni fa. In Europa, fino alla scoperta dell'America, avevamo solo la varietà fagiolo dall'occhio, di origine africana, che era già consumato dagli antichi greci e romani. Le varietà americane, molto simili agli attuali fagioli neri, ai borlotti e ai cannellini, furono scoperte da Cristoforo Colombo e portate in Europa nel XVI secolo. Queste varietà erano più dolci, avevano la buccia più tenera e soprattutto avevano una resa in agricoltura doppia rispetto al fagiolo dall'occhio. Quindi soppiantarono quasi totalmente la nostra tipologia. Grazie a questo, all'alto valore proteico e al grande potere saziante, diventarono ben presto uno dei cibi preferiti dai contadini e dalle classi più povere. A testimonianza di ciò, esiste un famosissimo dipinto di Annibale Caracci della fine del Cinquecento dal titolo Il mangia fagioli. Le proprietà dei fagioli cambiano di varietà in varietà, ma in generale possiamo dire che hanno un moderato apporto calorico, circa 100 calorie ogni 100 grammi di fagioli cotti, sono ricchi di carboidrati, hanno un buon apporto di proteine vegetali e pochissimi grassi. Contengono vitamine come la A, quelle del gruppo B, la C, la E e minerali tra cui ferro, potassio, calcio, fosforo e zinco. Hanno molti benefici per il nostro organismo, vediamone alcuni. Innanzitutto sono ottimi antiossidanti e antinfiammatori, aiutando il corpo a combattere gli effetti dei radicali liberi e a prevenire l'invecchiamento. Tengono a bada il colesterolo avendo un notevole apporto di fibre, saponine e fitosteroli, sostanze molto efficaci nel controllo del colesterolo. Hanno lecitina che favorisce l'emulsione dei grassi impedendone il deposito nel sangue, migliorano la salute del cuore perché sono poveri di grassi e, come abbiamo visto poco fa, abbondano in fibre che aiutano a tenere sotto controllo il livello dei trigliceridi oltre a quello del colesterolo. Regolano il livello di zuccheri nel sangue grazie al fatto che hanno un basso indice glicemico, una buona quota di fibre e proteine. Queste sostanze agiscono sinergicamente rallentando la digestione e l'assorbimento dei carboidrati. Per l'ottimo contenuto di fibre e carboidrati complessi, favoriscono il senso di sazietà e di conseguenza il controllo del peso. Aiutano l'apparato digerente perché contengono sia fibre solubili che fibre insolubili. Le prime portano ad avere una flora batterica sana e a contatto con l'acqua formano un gel che rallenta la digestione. Mentre le seconde, quelle insolubili, aumentano il volume delle feci favorendo un buon funzionamento dell'intestino. Grazie al contenuto di zinco proteggono la vista e migliorano il benessere di tutto l'apparato visivo e l'acido folico invece può essere utile per aumentare la concentrazione, abbassare i livelli di stress e mantenere un umore elevato e un sonno regolare. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, esistono oltre 40.000 diverse varietà di fagioli, ma solo una piccola parte di queste è commestibile. In Italia le più conosciute sono i borlotti, i cannellini, quelli dall'occhio, i bianchi di Spagna, i neri, i rossi, gli azuchi, i mung. Eppure fagiolini e taccole fanno parte di questa grande famiglia, anche se hanno valori nutrizionali molto più simili a quelli della verdura. Possono essere piccoli o grandi, schiacciati, rotondi, oblunghi e avere un colore che può variare dal bianco al verde, dal giallo al marrone, dal rosa al nero e spesso questi colori sono in contrasto tra di loro. I fagioli vengono piantati tra la tarda primavera e la fine dell'estate e maturano in 2 mesi dal momento della semina.
La maggior parte delle piante di fagiolo crescono come un cespuglio oppure come una pianta rampicante, anche se è possibile trovare un mix tra le due forme. In apertura abbiamo visto che possiamo trovarli freschi, secchi, surgelati, in scatola e sotto forma di farina. È meglio evitare la versione in scatola perché spesso è ricca di sale e nickel. Meglio scegliere quelli surgelati oppure nel vetro, avendo comunque l'accortezza di sciacquarli molto bene. I fagioli freschi li troviamo in vendita tra giugno e settembre e possono essere conservati al massimo per 5 giorni. Si cuociono puliti a fuoco basso in una pentola con coperchio per circa 20-30 minuti, rabboccando l'acqua se necessario e aggiungendo il sale soltanto negli ultimi 5 minuti di cottura. Quelli secchi invece possiamo conservarli abbastanza a lungo in un luogo fresco e asciutto. Dobbiamo metterli in ammollo dalle 12 alle 24 ore, eliminando quelli che restano a galla. Poi li sciacquiamo per bene e mettiamo a bollire in acqua pulita per un tempo che varia notevolmente in base alla varietà. Si può andare tranquillamente tra i 40 minuti e le 3 ore. Anche in questo caso aggiungeremo il sale solamente a fine cottura. Per renderli più digeribili possiamo cuocerli con qualche foglia di salvia o di alloro oppure con un pezzetto di alga kombu. Possiamo mangiare i fagioli in tantissimi modi diversi, come piatto principale, come condimento per il primo, come ingrediente per le zuppe e le minestre, come crema per gli antipasti o anche in insalata. Ma i fagioli si sposano alla perfezione con i cereali e tra l'altro in questo modo andiamo a creare delle proteine vegetali complete che nulla hanno da invidiare a quelle di origine animale. Ad esempio la nostra tradizionalissima pasta e fagioli. Ci sono anche degli utilizzi alternativi, come ad esempio quello che li vede come ingrediente per la preparazione dei dolci. Infatti si possono preparare dei buonissimi muffin, brownies, biscotti e anche delle deliziose creme spalmabili con cioccolato e nocciole. Fatemi sapere nei commenti se mangiate i fagioli, se vi piacciono, come li mangiate e qual è la vostra varietà preferita. Se volete sostenermi per far crescere il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici e sentiamoci nei commenti qui sotto. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo nei prossimi video!